di valore. Il mio ricordo è legato soprattutto a quando ci siamo incontrati l'ultima volta a Bologna, prima di entrare in campo, che è stato molto carino, ha detto frasi molto carine per quanto riguarda il calcio, per quanto riguarda il Napoli, per quanto riguarda la stima reciproca che c'era fra di noi e di conseguenza mi sembra normale che ci sia tutto questo dispiacere. Vi siete sentiti tante volte anche in quest'ultimo periodo? Ci siamo sentiti anche ultimamente quando lui era ancora allenatore del Bologna, che ci eravamo incrociati su dei commenti, su dei collaboratori, perché a lui serviva un collaboratore e aveva in mente uno che io conoscevo, e così si è parlato un po' di Che cosa calcio l'ha in segnalato? generale, si è parlato un po' di calcio in generale. Insomma, abbiamo approfondito in quel momento lì la nostra stima e la nostra amicizia. Era uno che ti faceva subito capire chi avevi di fronte, perché non aveva il timore di doversi nascondere per poi fregarti o aggirarti in qualche cosa. Ti faceva subito capire che hai a che fare con me, per cui se vuoi iniziare, iniziamo. E poi questa forza di persona di valore, insomma, quando ci giocavi contro, sì. Si percepiva subito. C'è qualcosa che non è riuscito a dirvi in mister? No, in quel momento lì, quando ci siamo lasciati lì a Bologna, lui, come ripeto, aveva stima di quello che era il mondo del calcio, aveva stima di quello che erano avversari che gli assomigliavano, aveva a cuore la situazione di Napoli, perché Napoli in generale gli piaceva come squadra, come città e come tutto, per cui Che ci siamo bello allungati un po' su questi discorsi qua. che è stato il tributo mister dei tifosi a Napoli, abbiamo visto lo striscione dedicato Sì, infinitamente. ma lui li riceverà e l'ha ricevuti da tutte le parti, perché era così, era molto diretto e di conseguenza suscitava subito questo senso di persona vera, di persona molto diretta, come abbiamo già detto. Dai.